Laura, facevate parte del gruppo che ha appena relazionato sul lavoro svolto. E ci racconti un attimino che cosa avete fatto in particolare? Allora, il lavoro riguardava la simulazione di un anno di vita di una cooperativa. In particolare per noi era una cooperativa di produzione di lavoro e ci siamo organizzati in gruppo con la classe per simulare quest'anno e formare dei documenti per la cooperativa, appunto. Com'è andata secondo te il lavoro fatto davanti alla commissione degli insegnanti e dei dirigenti della cooperativa? Penso sia andata bene nonostante abbiano provato a metterci in difficoltà con domande abbastanza puntigliose, però penso che siamo riusciti a convincerli per il nostro lavoro. Ryan, secondo te i professori a che cosa in particolare erano interessati? Allora, secondo me i professori erano interessati al nostro lavoro di gruppo, all'organizzazione e diciamo alla nostra tempistica, perché avevamo una tempistica di 12 ore e quindi consegnare diciamo il lavoro fatto per bene entro alle tempistiche date dai nostri professori. Com'è andata dal punto di vista del lavoro di gruppo? Allora, ci siamo divisi, allora eravamo 6 persone, tutte soci, ci siamo divisi in 3 gruppi da 2, io in particolare con la Laura ero. Io mi sono trovato abbastanza bene con la Laura e anche diciamo con gli altri 2 gruppi, cioè ci trovavamo bene e diciamo il lavoro di gruppo è stata la nostra forza, secondo me. Ho visto che alla fine hai detto anche una cosa interessante sullo spirito cooperativo su cui vi siete concentrati, sì. Insomma, un elemento fondamentale del lavoro che avete fatto. E interessava la vita della società e il lavoro e il nostro gruppo, non era soggettiva la roba e quindi non si dava importanza al conferimento in denaro sul bene, ma si dava importanza alla società e alla cooperativa in sé. Okay, quindi avete fatto emergere uno dei lati diciamo sociali, no? del ruolo della cooperazione sociale. Laura, l'ultima domanda. Secondo te quello che avete raggiunto, l'affinità che avete raggiunto sul lavoro di gruppo, c'entra qualcosa con lo spirito cooperativo? Sì, perché alla fine lo spirito cooperativo riguarda il saper lavorare insieme e pensare più alla vita della cooperativa che a quella personale. E il lavoro in gruppo penso che ci possa aiutare anche proprio come vita all'interno della classe e a conoscerci meglio.